Mercoledì della seconda settimana di avvento, dal Vangelo secondo Matteo. Venite a me voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò il ristoro. Prendete il mio gioco sopra di voi e imparate da me che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero. Commento al Vangelo del giorno di Don Luigi Maria Epicoco. Venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi e io vi darò il ristoro. Il senso di non farcela o di sentirsi schiacciati è un'esperienza che prima o poi si affaccia nella nostra vita. In quei momenti nessuna parola o ragionamento ci è di aiuto ma sentirsi presi a cuore da qualcuno aiuta molto. L'esperienza di fede non è solo trovare una chiave di lettura alla vita, ma è sperimentare un misterioso abbraccio che ci prende a cuore soprattutto quando le forze vengono meno. D'altronde è uno dei doni dello spirito, la fortezza, la consolazione. Ma Gesù nel Vangelo di oggi ci indica come poter accogliere questo dono. Prendete su di voi il mio gioco e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore, e voi troverete riposo alle anime vostre, poiché il mio gioco è dolce e il mio carico è leggero. In pratica significa fondamentalmente due cose. Prendere il suo giogo indica smettere di vivere le cose da soli, poggiandosi sulle nostre sole forze. La potenza della fede è sapere di non essere soli, di poter vivere insieme a Cristo qualunque circostanza della nostra vita. La seconda cosa è la mansuetudine e l'umiltà cioè la scelta di non vivere in continua agitazione e ribellione, ma con l'atteggiamento di chi affronta ciò che ha dinanzi, senza perdere tempo nel lamentarsene. Vivere così alleggerisce la vita.